bianco, anche la Croce Rossa, Nazario Basile. Il freddo rende particolarmente difficile la vita delle categorie più deboli, in particolare i senza fissa dimora. La tragedia di ieri sera a Roma potrebbe essere legata alla necessità di scaldarsi. Lunedì scorso un clochard è stato trovato morto in un parcheggio a Tor Bella Monaca. Il Campidoglio ha attivato il piano freddo con 450 posti disponibili tra accoglienza diurna e notturna, 115 in più rispetto allo scorso anno, che si aggiungono ai circa 1000 dell'accoglienza ordinaria. In prima linea le organizzazioni di volontariato, come la Croce Rossa Italiana, mobilitate per offrire un riparo alle persone che vivono per strada nella capitale. Sulla città di Roma sono più di 9.000. In questo periodo stiamo partecipando al piano freddo del Comune di Roma, quindi già siamo partiti con una struttura in Viale Manzoni che sta accogliendo già da circa 10 giorni 20 persone senza dimora, e nei prossimi giorni attiveremo altri dormitori. La Befana, nel suo sacco, porterà temperature rigide per la nostra regione. Sta per iniziare infatti il periodo più freddo dell'anno. Da domani i venti gelidi dal nord dovrebbero provocare un sensibile abbassamento delle temperature anche sul Lazio. Si tratterà comunque di un freddo secco, non sono previste infatti precipitazioni, niente pioggia o neve, neanche sui rilievi montuosi. Cielo sereno ma anche freddo, farà freddo soprattutto il giorno dell'Epifania. Di quanto si abbasseranno le temperature? Rispetto ai valori odierni di 3-4 gradi mediamente, ma avremo punte più basse nel Reatino e nelle zone prospicienti di montagne, dove le minime andranno anche sotto zero, mentre sulla capitale, zone costiere, difficilmente andremo sotto zero, ma staremo intorno a 1-2 gradi di valori minimi, e i valori massimi si aggireranno intorno ai 7-8. Un leggero miglioramento dal punto di vista dei valori termici è atteso da mercoledì, ma le temperature si manterranno comunque intorno alla media stagionale.